Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io mi devo assolutamente scusare con voi perché non sono stata presente dopo le mie vacanze estive. Io sono tornata il giorno 12 di agosto e fino ad oggi, che è il giorno 29, 28, scusate, 28, non ho pubblicato niente, non ho neanche provato a registrare dei video, un po' perché faceva veramente caldo. Io, ragazzi, non so come, lo so che lo soffiamo tutti il caldo, lo so che è una cosa che dà fastidio a tutti e che non è una scusa, tra virgolette, per esentarsi così o comunque non fare video, eccetera. Però io veramente soffro, soffro da morire. Tra l'altro ho ripreso a lavorare, quindi comunque sono stata impegnata, dovevo sistemare la casa, come sapete quando si torna dalle vacanze bisogna fare pulizie, sistemare, eccetera, le valigie, le lavatrici, insomma sono stata molto impegnata per circa 2 settimane. E poi nell'ultima settimana sono successe delle cose, insomma, nella mia vita privata un po' complicate. E non me la sentivo, ecco, di fare video. Sono stata appunto molto impegnata a pensare a certe cose e non ce la facevo a sedermi davanti alla videocamera e parlarvi dei prodotti che stavo utilizzando, anche perché bene o male ho utilizzato le cose che ho comprato tempo fa, o comunque prima di andare in vacanza, e ho comprato veramente poco perché appunto sono stata molto impegnata, quindi non avevo neanche tante novità da farvi vedere, insomma non avevo l'ispirazione, ecco. Comunque, bando alle ciance, oggi parliamo dei preferiti della mia estate. Sono molto contenta di condividere con voi queste cose perché secondo me sono dei prodotti molto interessanti. Partiamo dalla skincare. Vi devo far vedere due cose che mi hanno salvato la vita in vacanza. Uno è un contorno occhi ed è questo di Sephora e l'altra è una crema in gel, diciamo. Io in vacanza non avevo tempo di fare della skincare elaborata. Avevo poco tempo, poca voglia anche, però avevo bisogno di comunque utilizzare dei prodotti per continuare a curare la mia pelle, perché altrimenti sarei tornata a casa distrutta. E, in particolare mi sono portata con me questo contorno occhi di Sephora, che è il nuovo contorno occhi Brightening Eye Cream, quindi illuminante, che mi ha stupito tantissimo perché non è un gel, è proprio una crema abbastanza densa, ma pur essendo una crema, quindi come texture un po' più pesante rispetto a un gel, per esempio, si assorbe molto velocemente, non lascia la patina unta, è perfetta anche come base trucco, ma è perfetta anche come, tra virgolette, impacco notturno, perché si può mettere un po' più di crema, quindi lasciare l'alone bianco, diciamo, e lei lentamente si assorbe. E per me, che ho il contorno occhi secco, barra molto secco, dipende se prendo il sole, eccetera. È stata una manna dal cielo, veramente mi ha salvato la vita. Senza di lei non sarei riuscita a mettere il correttore perché io tendo a segnarmi molto col correttore, anche se è un correttore sottile, leggero, eccetera, e ho le occhiaie molto pesanti. Adesso non si vede perché ho la luce molto sparata in faccia, infatti non so come mai, perché oggi tra l'altro è un nuvoloso, quindi non capisco perché tutta questa luce. Comunque non si vedrà probabilmente il colore, ma se io mi abbasso si vede il solco, infatti non mi abbasso più, perché io ho proprio le occhiaie molto molto pesanti da sempre, anche da ragazzina le avevo pesanti così e non ci posso fare niente, diciamo che è una cosa genetica perché anche mia mamma per esempio soffre di questo problema. E questa crema mi ha veramente salvato la vita, è economica ed è veramente ottima, io ve la consiglio, è fantastica. E invece l'altro prodotto che mi ha salvato la vita, nel senso che quando io sudo molto non posso utilizzare delle texture pesanti perché altrimenti la mia pelle tende a buttare fuori tutto, è stata l'Hydra Genius di L'Oreal. Questo prodotto, diciamo, si inserisce sulla falsariga di quello di Lancôme, L'Énergie de Vie, che è proprio un siero liquido che è, diciamo, multifunzione, può fare sia da siero sia da crema a seconda delle vostre necessità. E questo è la stessa cosa, diciamo che
È un siero più che altro adatto a pelli da normali a miste, quindi per la mia tipologia di pelle va molto bene rispetto a quell'altra che diciamo è più adatta per pelli secche. È un gel più che altro che si assorbe molto velocemente. Ha un odore un po', vedete, ha un odore un po' alcolico, si sente che c'è l'alcol dentro, ma dà un effetto molto rinfrescante, molto. Si sente che è un prodotto idratante, ma senza essere unto o appiccicoso. Diciamo che è molto, molto leggero, si assorbe velocemente. È un prodotto facile e veloce che è adatto, secondo me, moltissimo a chi ha la pelle mista grassa d'estate e non vuole assolutamente sentire la crema che viene rigettata dalla pelle perché è troppo pesante. Secondo me è un ottimo, ottimo prodotto. Io continuerò ad usarlo fin tanto che non mi finirà. Diciamo che secondo me verso l'autunno-inverno si può integrare anche con una crema, usarlo magari come siero e la sera usarlo in combinazione appunto con una crema a notte magari. Vedremo quanto mi durerà perché sono un po' meno di metà. E vedremo quanto mi durerà appunto. Allora, andiamo avanti e parliamo di base, trucco, quindi fondotinta, correttori, eccetera. Allora, come fondotinta io ho riscoperto e amo alla follia questo fondotinta di Rimmel. Questo è Lasting Finish Breathable nel colore 100 Ivory. Il colore è leggermente rosato, infatti secondo me se avete un sottotono molto giallo, questo fondotinta secondo me tenderà a ingrigirvi parecchio perché appunto ha un sottotono leggermmente rosato e su di me è leggermente scuretto. Per fortuna va abbastanza bene perché io mi sono abbronzata in vacanza, mi sono abbronzata molto sulle parti scoperte, quindi diciamo il collo, il décolleté, le braccia, eccetera. Il viso pochissimo perché ho sempre tenuto il cappello, mettevo la protezione 50 e non mi esponevo più di tanto al sole, quindi il viso è rimasto chiaro e le gambe sono rimaste chiare perché comunque per chi mi segue lo saprà probabilmente. Non ho fatto un viaggio al mare, non sono stata al mare appunto in queste 2 settimane, ma ho fatto un viaggio di natura culturale, quindi una cosa diversa dal solito, per cui non mi sono scoperta tanto, ecco, mi sono abbronzata solo dove mi ero scoperta, quindi per esempio tutta la parte davanti mi sono abbronzata molto, molto, mi sono abbronzata un po' e questa fondotinta va benissimo come colore adesso, d'inverno secondo me sarà un po' scuretto. Comunque, la cosa che mi ha stupito di più di questo fondotinta è che ha una coprenza molto leggera, sobria, non è niente di pesante o molto coprente, però ha una tenuta impressionante. Io veramente lo uso tutti i giorni, non è per niente pesante sul viso, non lo sento neanche. E, ha una. Si fonde talmente tanto con la pelle che anche se sudate lui non si muove, cioè magari avete il sudore addosso, ma se vi tamponate non viene via il fondotinta. È una cosa pazzesca, io non ho mai trovato un fondotinta liquido con questo tipo di tenuta, anche se ci sono 50 gradi fuori, potete stare tranquille perché tanto lui sta fermo lì. È vero che non ha una coprenza elevata, nel senso che se avete macchie, brufoli, problemi, eccetera, non li copre, dovete andare con un correttore, stare un po' attenti, ecco. Però per chi non ha grossi problemi di macchie, di brufoli, eccetera, di scromie, secondo me può andare veramente bene, è molto sottile, molto leggero, è veramente un ottimo, ottimo fondotinta, ha un SPF 20, tra l'altro. Sì, SPF 20 è veramente ottimo. Io appunto ho il colore 100, purtroppo non riesco a trovare i colori più chiari nei negozi, forse su internet si riuscirà a trovare qualcos'altro, perché mi piacerebbe averlo anche per l'inverno, ma di un colore leggermente più chiaro. Vedrò cosa riuscirò a trovare. Andiamo avanti con il correttore della vita. Io non voglio più stare senza questo correttore e sto parlando del Liquid Concealer di Mesauda. Adesso ve lo faccio vedere un po' più da vicino, eccolo qui. Allora, scusate, un correttore ottimo per coprire le occhiaie. Questa è nella colorazione 303 Almond, quindi 303 Mandorla. E, ha un colore leggermente arancio,
che è ottimo per coprire le occhiaie, eccolo qui, senza però fare lo stacco, perché non è un correttore arancione, è un correttore leggermente aranciato. Quindi copre bene, annulla bene la discromia senza fare lo stacco arancione con il fondotinta. Quindi non c'è neanche bisogno di raffreddarlo con un altro correttore al di sopra, perché appunto per chi come me ha il contorno occhi segnato e secco, la cosa peggiore da fare è applicare tanto prodotto. Più prodotto applicate e più il contorno occhi sarà segnato. Più il contorno occhi sarà secco, più il contorno occhi sembrerà vecchio. Quindi, secondo me, la chiave veramente per riuscire a coprire, a correggere bene le occhiaie, ma a non sembrare più vecchie, è meno è più. Veramente in questo caso è l'unica cosa che secondo me funziona veramente. Io ho provato tanti metodi per coprire le occhiaie senza appesantire il contorno occhi, ho provato tanti correttori, ma più il correttore è corposo, coprente e pesante, peggio è, perché poi vi segna tutto, vi va nelle pieghe, migra, quindi insomma la chiave è lavorarlo bene, usare poco prodotto e fissarlo bene. E nel particolare questo correttore di Mesaud è un correttore abbastanza coprente, perché come vedete ha una coprenza diciamo media. Con cui ha una coprenza media, è un correttore molto sottile, non è una texture pesante, ecco. Quando lo sfumate, una volta che l'avete sfumato con le dita, si fonde molto bene con la pelle, non dà nessun tipo di problema, non rimane in superficie, si fonde bene all'interno della pelle. Secondo me questa appunto è una caratteristica fondamentale per i correttori, per non segnare troppo. Non è un correttore che migra, quindi non va nelle pieghe, certamente va fissato con un po' di cipria. Sui brufoli, Secondo me bisogna un attimo settarlo meglio, nel senso che va fissato un po' di più, con un po' più di cipria, magari con una cipria opacizzante, perché se, altrimenti tende un po' a sciogliersi. Ovviamente non è nato come un correttore da brufoli, quindi è un correttore comunque liquido, però rispetto ai correttori classici solo per il contorno occhi, che sui brufoli non fanno assolutamente niente, non coprono niente, questo, se siete in emergenza, potete anche utilizzarlo in quest'altro modo. Io ve lo consiglio, è un correttore economico, è veramente ottimo, è piccolo, quindi va benissimo anche nelle borsette, nelle pochette da viaggio, insomma è fantastico, io lo adoro, l'ho scoperto e non lo mollerò mai più. Quindi andiamo avanti. Scusate un attimo che mi pulisco perché ho tutta la mano sporca di correttore. Andiamo avanti con le sopracciglia. Io vi ho già parlato di questo prodotto, ma da quando l'ho portato in vacanza io ho deciso che non dovrà mai mancare nella mia postazione una matita di questo brand. Sto parlando della Precisely My Brow Pencil di Benefit nel colore 3. Questa matita è famosissima, il pack non mi fa impazzire, ve lo dico, perché con questa cosa appuntita, insomma, secondo me non è esteticamente bella, non mi piace un granché la confezione. Comunque il prodotto in sé è validissimo. Questo è all'interno, il pettinino è fantastico, mi trovo benissimo con questo tipo di pettinino, sfuma molto bene, pettina e sfuma, e la matita che è questa. Vi faccio vedere il colore, è leggermente dura, per cui non si fa un po' fatica a scrivere, però una volta che avete il tratto è molto preciso, non sbava, si fissa benissimo, è facilmente sfumabile. Una volta che però si è fissata, non va più via, e questa è una cosa che mi piace tantissimo, perché io nella parte iniziale non ho peli, cioè ne ho tre in croce, e quindi di fatto devo costruire il sopracciglio con la matita. È abbastanza naturale anche come effetto, non dà l'effetto finto, pesante, marcato, ecco. È una matita molto facile da utilizzare, che non dà problemi né di sfumabilità, né di applicazione, né di tenuta. È veramente uno dei prodotti più facili ed efficaci che io ho mai provato per fare le sopracciglia. Scrive benissimo anche se siete sudate, perché questa cosa qui l'ho testata in vacanza, dove non sempre avevo la possibilità di avere l'aria condizionata o il ventilatore, ma comunque un minimo mi dovevo truccare, e con 35 gradi all'ombra la matita non si è sciolta intanto.
Ha scritto benissimo anche se ero leggermente sudata e si è fissata benissimo comunque. Quindi è una matita veramente ottima che io vi consiglio spassionatamente. Meglio se riuscite a comprarla con un 20% perché Benefit è uno dei marchi per fortuna scontabili da Sephora. Quindi se riuscite a prenderla col 25, col 20% di sconto, meglio ancora perché è un prodotto piuttosto caro. Andiamo avanti con gli occhi. Per gli occhi vi devo mostrare due palette e un ombretto in crema. Allora, partiamo dall'ombretto in crema che è questo della collezione Beyond Limits di Kiko, è il numero 01 ed è un matitone doppio, diciamo. Da una parte ha un colore luminoso rosatino, diciamo, mentre dall'altra è più un color taupe rosato opaco, che adesso vi faccio vedere, eccolo qui. Vedete com'è luminoso, mi piace molto questa parte qui perché è super super luminosa, mi piace veramente molto. Allora, come tutti gli stick di Kiko, ha una tenuta impressionante. Una volta che l'avete sfumato e l'avete finito il look, si fissa e non si muove più, non va nelle pieghe. È una cosa che a me piace moltissimo, è un prodotto secondo me, sono prodotti questi di una facilità e di una praticità che non tutti hanno, diciamo, non tutti i prodotti hanno. È molto molto bello come prodotto, un prodotto molto valido che può essere d'aiuto se avete poco tempo, se dovete truccarvi, eccetera. L'unica pecca è il colore opaco. Il colore opaco ha un sottotono molto 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 rosato, per cui una volta che l'avete sfumato molto sull'occhio, soprattutto con i miei colori, sembrava un po' color livido. Per cui io lo usavo come base prevalentemente, come base per poi sfumare l'ombretto sopra e non mi ha mai dato problemi di sfumabilità comunque, ma in generale se lo volete utilizzare da solo, secondo me è un po' troppo smorto come colore, è troppo rosato, non è adatto a tutti, mentre il colore illuminante chiaro è adatto a tutti, questo è un po' più vincolante secondo me, non è proprio un colore azzeccatissimo, avrei preferito magari un marrone un po' più caldo, magari un marrone un po' più scuro, questo marrone qui è un po' insulso, usato da solo non è il massimo, ecco, quindi ottima la formulazione come sempre, gli stick di Kiko non deludono mai, però il colore è un nì perché non, su di me non è che stia proprio un granché bene, non è il massimo, è usato da solo, è molto meglio usato come base per sopra, per poi mettere sopra qualche cos'altro. Comunque, il prodotto è comunque molto molto valido. Poi passiamo alle palette. Allora, una è una palette che vi ho già fatto vedere in un video haul e sto parlando della Venus 3, sì, Venus 3 di Lancrime. Questa palette è bellissima, a partire dalla confezione che secondo me, come tutte le confezioni di Lancrime, è molto molto curata, molto bella, sembra uno scrigno, è piuttosto alta, cioè spessa scusate, come confezione, ma a me piace moltissimo, anche l'interno è molto bello, come vedete c'è lo specchio con tutto questo ricamo dorato, insomma bellissima la confezione, il colore è stupendo e l'interno è fatto così. Questi sono i colori che a me piacciono moltissimo. Mi sono un po' fissata con questo range colori nell'ultimo periodo, diciamo. Le texture, come tutti gli ombretti di Lancrime, sono texture molto particolari. Gli opachi sono molto belli, molto scriventi, facili da sfumare, molto burrosi. Gli shimmer sono shimmer più satin che shimmer, ecco, tipo questi due, che sono Rapture e Reloved, sono due satin e non sono propriamente gli ombretti a cui siamo abituati, diciamo adesso, gli ombretti che vediamo un po' dappertutto. Vedete, sono molto luminosi, però per esempio Rapture, non so se riuscite a vederlo, ma ha delle riflettenze, delle particelle riflettenti molto particolari. Secondo me è proprio questo che distingue gli ombretti di Lancrime da altri ombretti. Le texture che sono molto leggere e setose, che non segnano per niente le palpebre, quindi anche se avete una palpebra matura, molto segnata, questi ombretti vanno benissimo. E un po' sono i riflessi che hanno gli ombretti di Lancrime non li ho mai visti. Per esempio, un altro ombretto che è Beam, che è questo ombretto qua,
questo ombretto qui, che in cialda può sembrare un lilla un po' già visto, è un ombretto secondo me bellissimo, bellissimo, particolare, proprio questa palette mi piace tantissimo perché pur essendo colori che io ho già, diciamo, come range colori in altre palette, io possiedo dei viola, possiedo tanti viola, ma sono colori, sono tonalità di colore che io non ho da nessun'altra parte, texture che io non ho da nessun'altra parte. Mi piace tantissimo anche Bliss, che è un color rosa scuro, rosa antico, un po' salmonato, molto molto bello. Questa è una palette che io vi consiglio vivamente. Lime Crime è un brand che io acquisto da Look Fantastic e l'ho trovato in offerta. Questa palette l'ho trovata in offerta con uno sconto del 20% e infatti ho deciso di acquistarla per quello, perché di fatto è una palette piuttosto costosa, visto che ha 4 8 sì, 4, 4, 8 colori e costa più o meno 40 euro. È una palette costosa, non è affatto una palette economica, però secondo me ne vale la pena. Io veramente mi sono innamorata tantissimo delle texture, dei punti colore. Veramente è una palette fantastica. Io ve la consiglio tantissimo. L'altra palette invece è un acquisto che ho fatto recentissimamente, la settimana scorsa per la precisione, e non è una palette prettamente estiva, è una palette più autunnale, ma visto che io odio l'estate, ve lo dico proprio spassionatamente, io odio il caldo, è una cosa che non sopporto, piuttosto meglio diciamo le giornate un po' più fredde, un po' più ventose, piuttosto meglio la pioggia, ecco, piuttosto del caldo atroce, il caldo afoso che non fa neanche uscire di casa, ecco. Io sono stata una settimana confinata in casa, uscivo solo per le cose indispensabili perché non ce la facevo proprio a sostenere il caldo che abbiamo avuto. Comunque, a parte questo discorso, che era per dire che non vedo l'ora che sia autunno, vi faccio vedere la palette che ho acquistato. E ragazzi, io me ne sono innamorata follemente. È la prima palette di questo brand che prendo e sto parlando della Saltry di Anastasia. Ho tenuto la scatola perché mi piange il cuore a buttarla, sinceramente. Io non tengo mai le scatole, mai, di nessuna palette, di nessun prodotto, perché le trovo scomode e inutili a un certo punto, ma questa io non riesco a buttarla. Ha un pack così particolare, così bello, anche il retro è molto carino, ma è così bella sul davanti che io non voglio buttarla via. Non ce la faccio a separarmene. Comunque, adesso l'apriamo e ve la faccio vedere. È una palette che grida autunno da tutti i brillantini. All'interno, vabbè, è fatta così, c'è lo specchio, eccetera. Qua c'era il pennello che io ho messo nel mio set di pennelli e l'interno è questo. Specchia un po', quindi scusate se non vedete bene i colori. È una palette che mi ha attirata da subito, da quando è uscita io la volevo, la desideravo, la volevo assolutamente avere, però mi sono sempre fatta frenare dal fatto che so, ed è una cosa che è abbastanza nota, che gli ombretti di Anastasia sono un po' difficili da utilizzare e devo dire che non sono. Io mi aspettavo molto peggio, ecco, mi aspettavo difficoltà nella sfumabilità, mi aspettavo molto fallout, mi aspettavo ombretti shimmer un po' difficili da lavorare, e invece devo dire che non è poi così terribile. Gli ombretti opachi spolverano tantissimo, quando appoggiate il pennello viene su un polverone di polvere, cioè una cosa terrificante, è molto 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 polverosa come ombretti in cialda, sono molto polverosi. Quando appoggiate il pennello aprite cielo perché vi sporcate ovunque. Però se si fa un po' di attenzione, se prelevate e sbattete bene il pennello, non c'è tutto questo fallout. Io non ho avuto problemi di fallout con gli opachi, ho avuto qualche problemino con
gli shimmer solo perché mi sono intestardita che volevo provarli con il pennello. Sono ombretti che beh, si possono utilizzare con il pennello, però fanno un po' fatica ad essere prelevati perché ovviamente io ho provato sia col pennello in setole naturali sia col pennello in setole sintetiche e con quello in setole naturali venivano su un po' meglio, venivano presi un po' meglio, prelevati un po' meglio. Con quello in setole sintetiche ho fatto una fatica terrificante perché proprio non c'era adesione, l'ombretto non aderiva sul pennello. Li ho usati anche bagnati più di una volta con il Fix Plus e hanno dei riflessi bellissimi, una tenuta fantastica, non mi vanno mai nelle pieghe, però ho avuto questo problema con il pennello, quindi ultimamente li sto usando con le dita. Diciamo che la palette in sé è molto bella, ha dei punti colore secondo me molto belli, tralasciando gli opachi. Secondo me i più belli dal punto di vista degli shimmer sono Pearl, Cinder, Cyborg e Amber, perché sono punti colore abbastanza inediti secondo me. Pearl è proprio un color è un color perla proprio, un color perla che io non ho proprio dappertutto, ecco, è più facile trovare il color champagne, ecco. Cinder è un bellissimo bronzo a base calda, ma non troppo calda, cioè è un bronzo piuttosto neutro per essere un colore caldo, ecco. Mi piace tantissimo Amber perché ha una base scura, è un bronzo scuro, eccolo qui, questo è Amber, che mi piace veramente moltissimo. E Cyborg è un argento con riflessi lilla, che io ho solo nella palette di The Balm, come si chiama? La Foiled Again. Io ho una cosa simile soltanto lì, ed è questo. Vedete? Non è poi proprio così lilla, è un po' più un argento. È un argento con riflessi lilla, non so come altro spiegarvelo, l'ho messo vicino a Pearl per farvi vedere la differenza. È molto più luminoso di Pearl e anche un po' più pieno come colore. Comunque, ci sono dei punti colore in questa palette che mi piacciono tantissimo, la performance è ottima. È vero, diciamo, al 99% quello che ho sentito sugli ombretti di Anastasia, nel senso che sono ombretti molto performanti, molto validi, ma un po' difficili da lavorare. Io ho sentito cose anche un po' più catastrofiche, nel senso che ho sentito di persone che dicevano che gli ombretti di Anastasia sono impossibili, sono difficili, bisogna stare lì e perderci un sacco di tempo, bisogna stare attenti al fallout. Insomma, io non ho avuto tutte queste problematiche. Sì, non sono ombretti molto facili, sono ombretti che comunque vanno utilizzati con un po' di accortezze, però non sono niente di tragico, ecco. Mi sono trovata bene, fino adesso mi sono trovata bene. Ci aggiorneremo magari più avanti, perché comunque ce l'ho da una settimana e mezza, quindi non da tantissimo, però io la sto amando, è una palette veramente bellissima. Non vedo l'ora che faccia più freddo per fare look un po' più scuri, più elaborati, più autunnali, più invernali. Io veramente non vedo l'ora. È una palette bellissima. E qua con questo abbiamo finito. Poi passiamo un attimo all'argomento viso e apriamo un capitolo sulla nuova collezione di Kiko, la Sicilian Notes. Io ho comprato parecchie cose della Sicilian Notes, ho comprato uno smalto che è questo, che a me piace veramente molto, non avevo niente di questo colore lilla azzurrino, mi piace moltissimo. Poi ho comprato una terra, due blush e un illuminante. Allora, la terra che ho comprato, che è questo qui, la Nourishing Bronzer 01 Mediterranean Sand. È questa qui, la indosso anche oggi, la sto usando parecchio, mi piace veramente veramente molto. È una terra aranciata, quindi non è una terra, non è un bronzer neutro, è proprio un bronzer caldo, però è molto chiara, quindi va bene anche per chi come me ha una pelle piuttosto chiara, ha
Secondo me può andare bene anche d'inverno, anche se d'estate, secondo me è un po' più azzeccata, nel senso che d'inverno non mi piace molto questa cosa aranciata, non mi piace molto il bronzer molto aranciato, mentre appunto d'estate secondo me va benissimo, mi piace molto come tipo di effetto. Ha un odore un po' strano che a me non fa impazzire, di solito hanno profumi tipo di vaniglia, di cioccolato, questa volta hanno messo delle profumazioni diverse che devo dire non mi fanno proprio impazzire. Comunque, a parte il discorso del profumo che si sente fino a un certo punto, la sonorità è ottima, anche come pigmentazione non è troppo pigmentata, quindi non è troppo difficile da dosare, ma non è neanche una cosa che dovete passare 300 volte il pennello nella cialda, perché comunque rilascia abbastanza prodotto ed è abbastanza scrivente. Il pack è molto carino, secondo me, di questo arancione, diciamo che è un arancione aragosta un po' desaturato, come non so come spiegarvelo. È comunque un bel punto colore, il pack è molto sottile, mi piace molto. Ed ha un bellissimo effetto, dura parecchio, non ho avuto problemi di durata, mi sono trovata bene. Per quanto riguarda l'highlighter, quindi l'illuminante, ho preso il numero 01 Gold Pantelleria, perché l'altro non mi è piaciuto, nel senso che io ho visto tanti video in cui altre persone hanno comprato il colore numero 2, che mi sembra si chiami Lava qualcosa. Ma io non mi sono trovata d'accordo con loro, nel senso che secondo me è un illuminante scuro, è un illuminante rosa scuro e a me non piace. L'ho visto più che un rose gold, l'ho visto un bronzo rosato scuro. E secondo me non è proprio, cioè non rientra nei miei gusti, quindi come primo parametro vedo una cosa soggettiva, e poi secondo me d'inverno diventa scurissimo, inutilizzabile, quindi ho preferito prendere il numero 01, che invece è un bellissimo oro abbastanza chiaro, non è un oro giallo prettamente, è un oro chiaro, abbastanza neutro, ecco, e mi piace moltissimo. La texture è assolutamente sottile, mi piace veramente molto, e anche l'effetto è abbastanza intenso, però scusate che non trovo le salviette, eccolo qua, però si può facilmente modulare, basta metterne poco e dà un effetto un po' più discreto, un po' più soffuso. Mi piace veramente moltissimo. Come sempre, Kiko si distingue per i suoi prodotti viso, secondo me, più che per i prodotti occhi, che io non compro quasi mai, i prodotti tipo gli ombretti, queste cose qua non le compro mai. Nelle collezioni quello che vale comprare sono i prodotti viso, secondo me. Io mi sono trovata benissimo anche con questo illuminante, e poi ho preso due blush. Per non smentirmi, ho preso praticamente tutti i prodotti base per la base viso. I due blush sono il numero 01 Taormina Coast e il numero 04 Agadi Wine, mi sembra che si chiami. Sì, Agadi Wine. Allora, il numero 01 mi piace tantissimo, è un blush chiaro che io non avevo nella mia collezione. Pescato chiaro, è un blush molto 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 bello, è un blush cotto, quindi leggermente luminoso. E mi piace tantissimo l'effetto che fa sul viso, proprio bellissimo, secondo me anche d'inverno sarà stupendo perché è un rosa chiaro che va molto bene un po' con tutti i look, è un po' un passepartout, ecco. Il profumo è agrumato, quindi è diverso da quello delle terre e da quello dell'illuminante, mi piace molto questo profumo, molto molto azzeccato anche con il tema della collezione, mentre l'altro, che è Agadi Wine, il numero 04, è un blush scuro che io non avevo, quindi questo colore è un po' color vino, un color mi sembra che sia come un color sangria, molto molto bello. Adesso qua lo vedete swatchato con le dita, molto intenso, però secondo me sfumato sul viso anche d'inverno può dare un bellissimo effetto guancia sana.
Allora, andiamo avanti con l'illuminante di Morphy che ho comprato a causa di Ornella, del canale Ornitorella, che non faceva altro che parlarne e io ho dovuto comprarlo. E sto parlando del High Impact Highlighter di Morphy nel colore Spark. Eccolo qui, è quello che indosso anche oggi, non so se si possa vedere. È un bellissimo illuminante rosato. Questo è il colore, adesso ve lo swatcho un attimo. È un colore bellissimo, secondo me, eccolo qui, super, super luminoso, super, super luminoso. Può andare benissimo anche come ombretto sugli occhi se volete utilizzarlo in maniera alternativa. È molto sottile, non enfatizza per niente la grana della mia pelle e può essere modulato facilmente. Può dare un effetto molto intenso come un effetto discreto a seconda di quanto lo vogliate intenso. A me, io non amo molto gli illuminanti molto intensi e non amo gli illuminanti con sottotoni colorati, quindi secondo me questo è un ottimo illuminante per chi ama le cose un po' più classiche, un po' più discrete se volete e facili da utilizzare. Come texture appunto mi sono trovata molto bene, non enfatizza per niente la grana della mia pelle, la durata è ottima e mi piace tantissimo. Ornella, grazie, mi hai fatto spendere come sempre i miei soldi in cose ottime, e quindi niente, vi linko nell'info box il canale di Ornella, anche se lei non ha fatto bisogno della mia pubblicità perché quasi tutti la conoscono, insomma, nella community. Io so che tante persone che mi seguono, seguono anche i canali che io a mia volta seguo, come ad esempio Ornella, come Giulia Cova, come Chiaroscuro Makeup, Claudia, insomma, so che seguite parecchi dei canali che seguo anch'io, quindi non hanno bisogno della mia pubblicità di certo. Comunque nell'info box vi trovate il link al suo canale. Passiamo ora alle labbra e poi abbiamo quasi concluso. Allora, come prodotti labbra io vi devo citare delle cose che ho usato e usato e usato e usato all'infinito. Allora, è stata l'estate dei prodotti cremosi e glossati per me. Io non sopporto i rossetti secchi, non li sopporto d'inverno e ancora di più non li sopporto d'estate perché io ho le labbra molto secche, ho le labbra che tendono a scripolarsi, ho le labbra che tendono a fare le pieghette, a fare i tagli se non sto attenta e mi sono trovata benissimo in vacanza, ma anche non, con i prodotti di Clio e i Coco Love. Ho amato in particolare il colore Mumu che io mi vergogno a farvelo vedere, però devo farvi vedere in che stato l'ho ridotto. Mi vergogno molto, ma è ridotto così. È quasi finito, è anche storto perché purtroppo mi è successo un piccolo incidente in vacanza. Comunque l'ho quasi finito, infatti lo dovrò ricomprare. L'ho utilizzato, è quello che indosso oggi, lo sto utilizzando con la matita di MAC Hoover, non so come si dica, comunque è scritto così. Spero che qualcosa si legga. Hoover, comunque questa matita qui, che è una matita marrone, diciamo marroncina, marroncina più che marrone, ecco. I Coco Love sono dei prodotti balm, quindi sono dei lip balm che più li ripassate più sono intensi, hanno un'ottima aderenza alle labbra, non vanno in giro, anche se sono prodotti lucidi, si fissano bene, durano abbastanza e lasciano una sensazione di morbidezza che io non ho riscontrato in altri prodotti. Cioè, come sono idratanti questi? Secondo me non è nient'altro perché veramente danno un effetto di idratazione anche nel tempo. Più li usate, più le labbra sono morbide e idratate. Mi sono trovata d'accordo con quello che ha detto Clio riguardo ai suoi prodotti, che hanno un effetto curativo nel tempo. Assolutamente d'accordo. In più il colore è molto bello, mi piacciono molto, quindi promossissimi i Coco Love di Clio. Poi, altri due prodotti che ho utilizzato
ovviamente intervallati con altre cose, ma questi sono proprio quelli che hanno caratterizzato la mia estate, sono stati i Lip Balm Care and Shine di Astra, in particolare questo nel colore 06 Juicy Coral, che mi piace tantissimo, tantissimo. L'ho visto recensito, diciamo, ne ha parlato molto bene Selvaggia del canale S&S Style and Makeup. Tra l'altro anche qua vedete sono... ne ho già consumato un bel po' e io lo amo, è bellissimo questo colore, lo utilizzo in combinazione con una matita che non riuscivo a trovare perché secondo me l'ho lasciata in qualche borsa, che è quella della collezione di Peterac per Giulia Kova della Undress Me Perfect, che non mi ricordo più come si chiama però la matita, ve lo lascio in sovraimpressione o nell'info box. Perché in questo momento non me lo ricordo. Comunque la combinazione è ottima, stanno benissimo insieme, quindi volevo consigliarvi anche la combo. Anche qua un lip balm molto colorato, ma allo stesso tempo idratante, scintillante, che dà questo effetto molto succoso all'labbra. Mi piace veramente tantissimo. Non ha brillantini, perché io non sono un'amante dei brillantini nei lip balm. Però ha un effetto appunto molto luminoso, idratante. È un po' meno idratante rispetto al Coco Love, però mi piace lo stesso, è comunque abbastanza idratante. E poi volevo farvi vedere questo gloss di Kiko. Questo è il 3D Hydra Lip Gloss Lucida Labbra nel colore 19. Allora, non è un colore proprio molto molto estivo, è più che altro un colore sempre verde, è questo colore qui, un po' marroncino nocciola, molto chiaro con qualche brillantino, non è molto molto brillantinato e i brillantini sono sottilissimi, quindi sono quasi impercettibili. Mi piace molto da utilizzare come punto luce su qualche rossetto, su qualche matita, mi piace molto in combinazione con la stessa matita di MAC, molto molto bello. Ha una durata ottima per essere un gloss, non migra particolarmente, quindi non ve lo trovate in giro per tutta la faccia e ha un effetto molto bello e non troppo appiccicoso, perché non mi piace sentirmi sulle labbra delle cose pesanti e appiccicose. Quindi promossissimo anche questo. Procediamo con uno strumento make-up che è il piegaciglia di MAC. L'ho comprato recentemente, circa un mesetto fa, perché il mio precedente era morto, completamente morto, cioè aveva perso la molla, insomma, era successo un po' un casino, si era completamente rotto e ho deciso di acquistare un prodotto professionale, quindi di MAC, e devo dire che mi sto trovando benissimo. Si vede che è un prodotto professionale, piega le ciglia molto bene senza spezzarle e la piega dura abbastanza, mi piace veramente tantissimo, ve lo consiglio e vi consiglio di dare un'occhiata a MAC sul sito di Douglas, perché è un marchio che va in sconto, quindi Douglas rivende MAC online e vi consiglio di andare a vedere i prodotti che hanno, perché hanno una vasta selezione e sono quasi sempre scontati, quindi andate a vedere lì. Concludiamo il make-up con un fissante e non posso non parlarvi dell'All Nighter di Urban Decay. Questo fissante è ottimo, ottimo, ottimo. Vi fa durare il trucco tutto il giorno senza che si sposti, che si rovini, eccetera. Ha un odore terrificante, però come fissa lui non fissa nessuno, veramente. Mi sto trovando benissimo. Io ho utilizzato il Deslick, che è quello per le pelli grasse, mi sono trovata molto bene anche con quello. Poi ho provato quello al cocco, come si chiama? Il Fix Me? Non mi ricordo, beh, insomma, ho provato un altro fissatore sempre di Urban Decay, ma un po' più idratante, quello. Insomma, mi sono trovata un po' così così perché ho la pelle grassa, quindi non vado proprio d'accordo con questi fissatori, con questi fissanti idratanti. L'All Nighter è sicuramente un ottimo fissante per chi ha bisogno che il trucco duri. La commessa mi ha detto che rende gli ombretti, il fondotinta, eccetera, waterproof. Secondo me no, però aiuta moltissimo con la durata del make-up, quindi ve lo consiglio tantissimo. Anche questo si può scontare da Sephora, quindi aspettate il 20% per comprarlo, perché comunque è un prodotto piuttosto caro. Finiamo con
due smalti e vi parlo degli smalti di Astra, i Lasting Gel Effect. Mi piacciono tantissimo, ragazzi, tantissimo. Li ho acquistati prima di partire, questo prima di partire e questo dopo che sono tornata. E questo rosa è il numero 04, questo rosso è il numero 13. Mi sono trovata benissimo. Il rosa è un color rosa un po' malvato, leggermente un rosa antico, diciamo leggermente malva, mentre il rosso, il numero 13, è un rosso sangue, è un rosso scuro, senza essere però. Non è simile a Rouge Noir di Chanel, per darvi un parametro, quindi non è quel rosso che sembra nero, quel rosso che si vede che è rosso solo sotto la luce. È un bel rosso sangue intenso, senza essere però, senza tendere al nero, ecco. Non è un rosso squillante, ma non è neanche un rosso molto molto cupo. È un rosso leggermente cupo, color sangue, diciamo, ecco. Bellissimi, io li adoro, hanno un'ottima tenuta e io non sono una a cui la manicure dura 2 settimane. Di solito lo smalto tende a rovinarmisi sulla punta dell'unghia e tende a sfogliarsi dopo qualche giorno. Dopo una settimana circa mi si sfoglia, quindi devo stare attenta, devo cambiarlo spesso se voglio l'unghia smaltata. Ma questi hanno tenuto benissimo per circa una settimana e mezza e poi hanno cominciato a rovinarsi. Comunque per me una settimana e mezza è tantissimo per lo smalto normale. E vi voglio assolutamente consigliare questi smalti. Sono economici e hanno dei bellissimi colori, sono molto vari come colori e hanno una fantastica tenuta. Bene, con questo io dovrei aver terminato, sì, ho terminato di parlarvi di queste cose. Presto, cercherò di farvi il video sui profumi più usati dell'estate, anche se io ho fatto un video in cui vi includo tutte le profumazioni che io ritengo estive, nella mia collezione, volevo farvi un video sui profumi più usati di quest'estate. Io spero che questo video vi sia piaciuto, so che è durato tantissimo, avevo molte cose di cui parlarvi e non vedevo l'ora appunto di parlarvene. Io spero che vi abbia tenuto un po' di compagnia, che vi sia stato in qualche modo utile e ci vediamo alla prossima. Ciao!